Siamo in piazza con un esponente di Non Una Di Meno Torino. Voi avete fatto una manifestazione, un bombing il 25 in occasione della giornata contro la violenza contro le donne. Avete fatto un social bombing, un mail bombing, avete fatto anche delle azioni, una davanti alla RAI, una davanti all'Ordine dei Giornalisti. Pensate che queste azioni potranno essere utili per il problema della violenza contro le donne? Ma ovviamente lo speriamo, l'obiettivo era quello di denunciare la violenza della narrazione con cui viene rappresentata e raccontata nella nostra società la violenza contro le donne e le violenze di genere. Riteniamo che chi scrive, chi costruisce queste narrazioni sia fortemente responsabile e complice della violenza che narra, nel momento in cui non descrive questa violenza come un fenomeno strutturale, ma come qualcosa di episodico, momentaneo. Parla sui giornali, leggiamo di drammi familiari, di raptus per gelosia. Quindi quando da anni, insomma, ribadiamo la strutturalità di questo fenomeno come permei di tutti gli spazi che attraversiamo nelle nostre vite, e quanto la violenza, insomma, non abbia colore contro le donne, non abbia colore politico, non abbia classe sociale, non abbia provenienza geografica. Non abbiamo il privilegio di avere spazi, insomma, sui media mainstream, e quindi dal basso ci siamo organizzate appunto per denunciare la violenza dei media quando raccontano la violenza che ci si scatena addosso. Se questo possa essere utile e incisivo, insomma, lo speriamo, però sicuramente è stato un segnale molto forte che ha aperto un dibattito anche all'interno dei media, appunto sulle parole giuste che bisognerebbe trovare per riuscire a raccontare quanto succede nella nostra società. A proposito di spazio nelle testate mainstream, la stampa vi ha confuso con gli anarchici quando avete fatto questa azione. Hai qualcosa da dire rispetto a questa cosa che effettivamente stupisce? La stampa ci ha definite anarchiche, ci ha anche definite giovanissimi al maschile. Non sappiamo dai video come abbiano fatto a decifrare l'età e il genere delle persone che stavano facendo l'azione, e rispetto, insomma, all'appartenenza politica, all'area anarchica, insomma, credo che sia un modo per confondere un po' le idee ai lettori e alle lettrici, quando l'azione era assolutamente rivendicata da Non Una Di Meno, sia attraverso, insomma, le scritte che abbiamo lasciato a terra sui fogli, che attraverso la comunicazione social sulla nostra pagina.